Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del derby Sampdoria-Genoa. Partita equilibrata, però nel primo tempo partita equilibrata, ma nel secondo ha giocato più bene la Sampdoria. Nel primo tempo, mentre il Genoa stava attaccando inaspettatamente, arriva il gol di Yankto. Bellissimo gol da fuori area di Yankto. Poi dall'altra parte Samacca segna dopo 5 minuti, riporta il Genoa in parità. E la partita, il primo tempo equilibratissimo, e finisce 1-1. Poi nel secondo tempo ci sono state la Sampdoria ha creato di più del Genoa, però soltanto ha avuto anche un'occasione davanti alla porta, ma non l'ha saputo sfruttare, se no lì la Sampdoria, se quel gol era entrato, vinceva. Posso dire, se lo meritava anche, se lo meritava. Si meritava anche di vincere, perché nel secondo tempo ha giocato meglio del Genoa. La Sampdoria ha giocato bene. Pandev, non mi aspettavo che giocava 93 minuti, cioè 36-37 anni, non so precisamente quanti anni ha, però di solito lo toglieva a metà partita, 60-65, massimo 70, ma 93 minuti Ronaldo, Maran, far fare 93 minuti a Goran Pandev. Comunque, non mi aspettavo che Pandev faceva 93 minuti perché, vista l'età, pensavo che lo cambiasse prima. Invece ha cambiato a Samacca. Commentiamo il gol di Samacca. Grandissimo, grandissimo gol. Si gira, stoppa, tira. Che gol, ma che gol, mamma mia, mamma mia. Il derby finisce in parità. Finisce in parità. La Sampdoria sta molto in forma. L'ho vista, sta molto in forma la Sampdoria. Sta molto in forma. Perché ha giocato benissimo. Mi è piaciuto moltissimo questa Sampdoria. Ragazzi, niente. Cioè, sono ancora un poco gelido dalla sconfitta del Napoli. E non fa niente, può capitare. Può capitare, ma non è che mi fa rabbia. Ora parliamo di nuovo del discorso del Napoli, che non ci c'entra, non c'entra in questo video. Vabbè, non fa niente. Non quanto la sconfitta, ma quanto l'arbitro inguardabile, come detto prima. Vabbè, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao ragazzi, e forza Napoli sempre.